Vi siete mai chiesti come il maestro Seba registra i suoi meravigliosi music video? Ebbene, oggi risponderemo alle vostre domande con l'imperdibile backstage del video di Alive, dove la crew scavalcherà cancelli, si perderà nelle fresche frasche e si aggirerà per edifici abbandonati per girare il video con la macchina fotografica di Project Zero. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul nuovo video, siamo a Capicon. Finalmente se ne sono andati via tutti i clienti perché è il terzo video che faccio e si sono rotti i coglioni, giustamente. Quindi vabbè, oggi volevo parlare del mio video di Alive che ho girato l'altro giorno. Ho fatto questo video meraviglioso sempre con Fabio e Rocco, che hanno fatto anche il video di On The Run, sempre con gli Audio Spettro, che hanno cantato anche in On The Run. Quindi abbiamo preso lo stesso cast perché abbiamo pochi soldi e tanti amici buoni, quindi ce li teniamo. Io avevo la camera oscura, come qualcuno di voi avrà visto magari nel mio video di 1000 iscritti special, e siamo entrati e abbiamo girato il video. Io ero felicissimo, mi sembrava di essere dentro un videogame, è stata una figata, tutti sono stati gentili. E questo video è divertente perché ci saranno delle scene fatte a Maso Berghesella, un Maso bellissimo che ce l'hanno prestato. Abbiamo fatto delle scene con Akijoy quest'estate. Poi abbiamo fatto un po' il castello di Pergine, che è un altro castello che c'è in zona, in cui ho anche suonato il piano, molto bene. Poi ci sono state altre scene che abbiamo girato, vabbè, appunto queste che abbiamo girato oggi. Quindi abbiamo fatto 3 giorni di shooting. In più c'è un altro giorno di shooting che non so quando lo metteranno, però io non ci sarò nelle scene che faranno il quarto giorno, quindi veramente 4 giorni di shooting per un video. Quindi vuol dire che stiamo aumentando di budget. Yes! Ebbene, penso che verrà un video bellissimo. Tra l'altro ci abbiamo già il supporto di Makoto, che è il creatore di Fatal Frame, ossia Project Zero, che ha visto già la mia camera su Twitter e ha detto è uguale a quella del film. Infatti è la stessa del film che hanno usato, mi sembra così identica. Quindi è molto eccitato pure lui a come verrà questo video. Io vorrei farlo uscire per fine novembre, diciamo, dai, forse i primi di dicembre. Ma io spero e confido che questo video backstage farà sì che riusciamo a farlo uscire il prima possibile. Poi ci sono anche un po' di cose in digitali che vorrei fare a Max Rambaldi, se non si incazza, e delle cose che farò fare a Claudio Lavascio, quindi sarà una collaborazione veramente di più persone. E il make up, le scene quelle di close up, più che altro del mio cantato al castello di Pergine, sono state fatte da una make up artist molto brava di Trento, che è Annalisa, che ha fatto il make up sia per On The Run che per questo video, e anche le scene al Maso di Torrisella, anche se mi si vede quasi niente, però ha fatto il make up tutti i 3 giorni ed è bravissima. Andatevi a prenotare l'album, andatevi a scaricare la canzone di Alive, è una canzone molto bella che parla di come praticamente, sapete, noi siamo tutti vivi, però sapete, solo nelle difficoltà che comunque noi ci troviamo di fronte alla vita, quando ci sentiamo veramente come se stessimo per morire, o sapete quando, sapete, le cose che vanno bene però tutto di un tratto calano in 1000 pezzi, cioè tutto va proprio a sfracellarsi. Secondo me in quel momento è il momento in cui bisogna rialzarsi e si capisce realmente che si è vivi e si ha questa forza dentro, si trova questa forza di reagire alle cose difficili che ti possono capitare nella vita. E secondo me è quella la cosa più importante, il messaggio che ho voluto trasmettere con questa canzone. Infatti proprio il ritornello è così. Quindi cioè, c'è proprio questo messaggio forte che io devo dire che nella mia vita mi sono trovato in tante situazioni in cui non volevo più fare modello, non volevo più fare musica, non volevo più vivere in Giappone. Mi sono capitati questi momenti, no? Però anche quando c'erano le cose che non andavano bene, ho trovato questa forza che mi ha aiutato. Quindi questa canzone è proprio un omaggio a questa forza che ho trovato in me. Ci abbiamo messo tanto a farlo il video perché è veramente una canzone che sento molto vicino, e quindi volevo che anche visivamente questo video fosse forte. Quindi io, vabbè, adesso lo stanno ancora editando, però sembra molto promettente. Sono sicuro che tutte le persone che ci stanno lavorando, Robo e Fabio in primis, faranno un lavoro fantastico. Quindi non vedo l'ora di farvi vedere i risultati. Grazie mille per aver visto questo video. Ci vediamo al prossimo video. Se avete domande o altre cose che volete chiedermi, lasciate un commento qui sotto. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Io carico sempre le due. Condividete questo video, mi raccomando. Ciao ciao! Ragazzi, buongiorno, sono rincoglionito non poco, però stamattina si va a girare il mio nuovo video. Quindi, siccome vengono a prendere tra 3 minuti, questo video sarà ancora più a cazzo del cazzo. E quindi vabbè, comunque bevo il caffè adesso, poi andrò in questo ospedale psichiatrico a registrare. Dov'è il latte? E dov'è il latte? Eccolo. Andrò a registrare in questo ospedale psichiatrico e vediamo come viene. In ogni caso volevo dirvi che siamo arrivati in 200 anche su questo canale del cazzo, e mi fa un sacco di piacere. Volevo
volevo ringraziare Lilletta, che per chi non ha visto la sua review del mio video On The Run se la può cercare on YouTube. Lei è fantastica, fa sempre le recensioni, adoro sia lei che il suo moroso. Ne ho incontrati anche a Tokyo e li ringrazio sempre per questi video bellissimi. Buongiorno Ivan degli Audio Spettro. Allora adesso vado a mangiare le proteine e poi siamo pronti a partire. Ivan, dove stai andando? Andiamo a farci i capelli. Bene, da Modarica. Ci ha aperto apposta per noi. Buongiorno, piacere Sebastiano. Alla Rosa. Bene, siamo a Rovereto, città di gioia e dolori. Che gioia? No, non lo so, è tanti dolori. Ma guardate che Rovereto è famoso, giusto? C'è il Mars. Cioè, ma come cazzo? Cioè, io ero là, avrei potuto morire, notate. Sì, ma dai, muori famoso. No, muoio e basta, perché non è che muovevo live. Ovviamente questo è veramente un video strabaus. Corrado, potrebbe essere l'ultimo tuo video. Esatto. Eccoci qua. Dicevi? Ma comunque, cioè, sai come fa Seba? Prende in affitto le case dove sono morte persone in Giappone e non sarà di meno. E poi le mette a dare in B&B, no? Le affitto agli altri, sì. Ma in Italia ci sono, costa meno se sono, se c'è stato suicidio. Sì? No, non lo so. In Giappone sì, cioè proprio per legge devono dirti se si è ammazzato qualcuno. Ah beh, ma anche in Italia. Ah sì? E beh, ma te ti darebbe fastidio? Dipende da come si è ammazzato. Vabbè, guarda che bel posto, tra l'altro. Ospedale psichiatrico, ma siamo in una vecchia scuola. Qua tutti i bambini che hanno studiato qua sono tutti morti. Un rituale che non è andato a buon fine, vedete? Queste sono le ultime scritte che hanno fatto. Sono un po' di vetri, ma noi abbiamo le scarpe, quindi va bene. Benvenuti nella mia umile dimora. Ecco cosa succede quando si fa autogestione. Qua c'era autogestione, sono sicuro. Si è ridotta così. Il make up, facciamo il make up. Viene bene. Oh. Arigato. Ok. Mi siedo per fare il cantato di Alive. Faccio vedere un pezzettino del video che stiamo girando. Con gli audio aspetta. Sì, ma questa parte qua era dove? Questa è la mensa, credo. La mensa? Mamma mia. Oh mio Dio, cosa salterà fuori? C'è un odore di morto. Questa era l'aula. Ah, però guarda, come sembra un po' moderno. Qualcuno è stato qui di recente. Sì, ha spostato. Oppure Oddio, se saltasse fuori qualcosa qua mi prenderei una cosa. Comunque c'ho la camera oscura. Ho la camera oscura con cui posso prendere tutti i fantasmi se saltano fuori. Sono fatte bene, ti arrivi quasi un controluccio, però. Io non li vedo in posti. Ti piace Corrado? Perché ti rovinano con queste scritte? Corrado, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare gli amici da casa? Saluto tutti gli amici di Tokyo. Ciao, vai! Il canale in italiano. No, sì, non lo metto sul mio canale principale. Questo non so neanche se va sul mio canale Sebastiano in Giappone. Andrò su Sebastiano della Vittoria. Non ti sei iscritto? Mi sono iscritto, sì. Sebastiano a cazzo? Sebastiano a Tugaz. Martina, vuoi dire qualcosa? Come è stato truccare Corrado? Ma è stata un'esperienza unica. Un'esperienza com'è? Unica. Unica, Corrado. Guarda quanto è bello Corrado. Posso? Vai. Che spero. Dai, che facciamo? Corrado è vestito da sci. Da sci. Ho capito, scimmio. La scimmia, no.
abbandoniamo così questo scuola infestata. Adesso ce ne andiamo. Perdinci banco. Questa è la quarta volta che faccio questo video. Sono in macchina con gli Audiospectro. Stiamo tornando a casa post video. Ciao. Ciao, ciao Corrado e Nicolò. E abbiamo Nicolò. Nicola. Vabbè, abbiamo fatto un video bellissimo oggi in questa stanza bellissima. Stavo telefonando. Location stupenda. するから抱き続け